Supervivientes. Il guadagno da capogiro di Valeria Marini. Continua ad essere una stella, ora anche internazionale, la showgirl Valeria Marini, che ha conquistato anche la Spagna. La soubrette, come ricorderete, è l'unica italiana, insieme a Gianmarco Onestini, a far parte del cast di Supervivientes, l'isola dei famosi, in versione spagnola. Non è una naufraga molto tranquilla la Marini, che da quando è sbarcata in Honduras, è sempre al centro di litigi e polemiche. L'ultima sfuriata, in ordine di tempo, risale a qualche ora fa, quando la bella sarda è arrivata ai ferri corti con un'altra partecipante. La showgirl italiana, che si trova su una spiaggia denominata Isola del Pirata Morgan, ha litigato con Marta Lopez, altra naufraga del reality. La Lopez ha accusato la Marini di aver commesso una gaffe davvero imbarazzante. La Valeriona nazionale, infatti, avrebbe urinato fuori dal gabinetto, in prossimità del passaggio comune, usato dai naufraghi per circolare. La sua risposta è stata come al solito, unica. La soubrette ha prontamente attaccato la Lopez, dicendole che lei emette solo gocce di profumo Chanel. Insomma, la nostra Valeria non si smentisce mai. La Marini è stata al centro anche di un altro gossip, che sta facendo impazzire il pubblico spagnolo e i follower italiani. Stiamo parlando del famoso bacio che sarebbe scattato tra Valeria e Gianmarco Onestini. Il bacio è stato prontamente smentito dal ragazzo e anche dal fratello, Luca Onestini. L'ex GFino è infatti intervenuto sul suo profilo Instagram per chiarire la situazione. Luca Onestini dice che la storia del bacio è stata inventata dal web e che non è assolutamente reale. Afferma poi che non solo il bacio non c'è stato, ma anche che il fratello non avrebbe mai voluto una storia con la Marini per una questione d'età. Insomma, gossip quello messo in circolo dal web, che esplode come una bolla di sapone. In questi giorni però, sui social, sta circolando un'altra domanda curiosa e super gettonata. Quanto guadagna la Marini per la sua partecipazione all'isola? Una risposta ci viene data dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, che ha svelato senza troppi misteri il cachet della Valeriona nazionale. E stando alle sue indiscrezioni, si tratterebbe di un cachet davvero stellare. Secondo Signorini, per prendere parte alla versione iberica dell'Isola dei Famosi, la Marini avrebbe incassato un assegno a 6 zeri. Niente male insomma, il compenso per la sua presenza a Supervivientes, che si colloca tra i cachet più alti, tra i naufraghi più famosi di questa edizione spagnola. Non si è fatta molti amici la Marini in questa nuova esperienza. Pur essendo sull'isola da poche settimane, Valeria ha già dato a tutti filo da torcere. I naufraghi non tollerano molto i suoi modi di fare da diva e i suoi atteggiamenti altezzosi cozzano con la semplicità di modo e maniera degli altri concorrenti. E guerra aperta tra la Marini e Marta Lopez, che litigano continuamente per ogni piccola cosa. Ma neanche con altre donne del gruppo, la Valeriona ha trovato una certa affinità. Molti credono che la causa sia il fatto che, parlando poco lo spagnolo, non riesca a far valere le sue ragioni. Nel frattempo in Italia, la Marini continua a riscuotere grande successo. I suoi follower italiani la sostengono con grande entusiasmo. A voi piace la Marini? Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.